Sono Gaia Vichi, sono un medico veterinario, mi occupo di anatomia patologica veterinaria presso il laboratorio Cimi di Macerata dal 2013. Ciò di cui mi occupo tutti i giorni consiste nell'attività di diagnostica, quindi questo implica allestire dei preparati e poi indubbiamente leggerli con l'aiuto del microscopio e con l'aiuto di tutto il bagaglio culturale che si è formato nella mia testa nel corso degli anni e che continua a formarsi di giorno in giorno, perché ogni giorno capitano dei casi nuovi, interessanti, stimolanti, che non necessariamente sono un qualcosa di già conosciuto. L'altro risvolto del mio lavoro è non soltanto limitarmi a fare la diagnostica, ma studiare quotidianamente. E questo implica dover avere un accesso alle fonti bibliografiche. E quello che io faccio nella mia pratica quotidiana, quando incontro qualcosa che non so, è di andare ad approfondire l'argomento sia sui libri di testo sia sulle riviste specialistiche. Devo andare a fare delle ricerche bibliografiche. Ci sono dei motori di ricerca appositi, quindi si può utilizzare PubMed oppure Scopus, ne possiamo utilizzare diversi. Veramente esiste anche il servizio Google Scholar, che però sinceramente utilizzo molto meno degli altri. Ecco, quello che utilizzo principalmente io è PubMed. Quindi metto le parole chiave di ricerca, indubbiamente cerco gli ultimi articoli, quelli più recenti, più aggiornati, in merito alla questione da approfondire e di lì cerco di trarre, i take home message per poter svolgere la mia pratica quotidiana in maniera consapevole sugli argomenti che vado ad affrontare quotidianamente e anche poi per mettere dei riferimenti bibliografici laddove serve nei commenti dei miei referti. Faccio un esempio: se incontro un mastocitoma canino di cui devo valutare la presenza o meno di coinvolgimento linfonodale, lo faccio, c'è uno schema apposito che deriva da un lavoro di Weishar e altri pubblicato su una rivista specifica del settore. Quindi, dopo aver fatto tutto la mia conta di cellule neoplastiche all'interno dei seni o del parenchima linfonodale in determinati numeri di campi, high power field, quindi a forte ingrandimento, devo refertare questa cosa al clinico rendendola comprensibile. Quindi vuol dire che io indicherò il grado di coinvolgimento del linfonodo stesso da parte della malattia neoplastica, e andrò a mettere nel commento anche il riferimento al lavoro su cui mi sono basata, quindi a quello di Weishar e altri, e il relativo riferimento bibliografico. Così da fare in modo che il collega clinico, se interessato lui stesso ad approfondire l'argomento, possa avere una base su cui fare la sua ricerca. Un altro metodo per accedere alle informazioni scientifiche che ci servono per lavorare seguendo quelle che sono le buone pratiche nella nostra professione, quindi continuando ad aggiornarci in maniera continua senza mai stancarci di studiare, di approfondire gli argomenti, è quello di seguire seminari, corsi, convegni che possono essere sia fisici sia in webinar e di società scientifiche sia italiane che straniere. Io partecipo annualmente ai congressi appunto delle CVP e della Società di Patologia Veterinaria Internazionale e poi seguo indubbiamente anche altri congressi a livello
livello nazionale, sono anche membro della società AIPVET, Associazione Italiana Patologi Veterinari, e quindi sono queste, diciamo, le basi su cui io fondo il mio aggiornamento professionale. L'accesso alle fonti scientifiche che tutti noi ci troviamo a dover utilizzare quotidianamente, come ho appena detto, non è una cosa così agevole ed immediata per una serie di ragioni economiche legate alla gestione delle riviste stesse. Infatti, ultimamente molte riviste stanno mettendo un numero sempre più elevato di articoli in open access. Questo vuol dire che tutti possono usufruire di quell'articolo consultandolo. Però una rivista non può reggere il sistema di peer review, ovvero di correzioni alla pari fatte da esperti del settore, se non sostenendo delle spese che indubbiamente sono elevate. Da un lato questo è giusto, dall'altro limita purtroppo l'accesso alle informazioni scientifiche da parte del fruitore comune, che magari nel nostro caso è un medico veterinario, patologo o clinico che si deve occupare di queste cose. Un altro sistema ultimamente è quello di iscriversi a società scientifiche nazionali o internazionali che garantiscono l'accesso alle fonti scientifiche e quindi a determinate riviste. Quindi si paga l'iscrizione alla società scientifica e in cambio si ha anche questo servizio di accesso a determinate riviste del settore. Un altro sistema è quello delle banche dati che possono essere offerte da eventuali enti pubblici e quindi possono elargire l'accesso alle fonti bibliografiche dietro richiesta degli interessati. Potrei esprimere due desideri fondamentalmente. Il primo è quello che tutti i veterinari, patologi, clinici, di qualunque livello e a qualunque livello del proprio percorso formativo o della propria vita post lauream, che si tratti di neolaureati o di persone che lavorano da 40 anni, ecco che tutti noi possiamo avere un accesso, più immediato, diretto e facile alle fonti bibliografiche e alla letteratura scientifica. Poi c'è il secondo desiderio, che è quello di vedere quanti più giovani possibili che non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita post lauream. Un mondo nel quale per riuscire ad emergere, ad avanzare, a farsi un nome, a crescere e a non limitarsi a una vita professionale di basso livello, bisogna avere il coraggio di puntare in alto. Puntare in alto vuol dire anche trovare dei training center disposti ad accogliere il nostro percorso formativo e a portarci avanti in questo senso, quindi nella direzione dei college specialistici europei che sono raccolti nel grande ombrello delle BBS.